La riforma che vuole fare è Costituzione invariata oppure no? Glielo dico anche perché, come lei sa bene, l'articolo 116 della Costituzione è stato oggetto di ricorsi, di controversie tra le regioni stesse, lo Stato centrale, eccetera. A lei va bene per il suo progetto, va bene questa Costituzione così com'è? Le mie riforme sono riforme che devo realizzare a Costituzione invariata. E quindi sulla base della Costituzione del 2001, e quindi devo avvalermi della facoltà di non rispondere, perché qualunque parola possa pronunciare potrebbe essere usata contro di me, come mi insegnerebbe non il senatore ma l'avvocato Balboni. Glielo dico perché ieri ho avuto la possibilità di svolgere un'audizione alla prima commissione della Camera. Pensavo di essere stato chiaro e onesto, quest'oggi mi trovo una pagina, non del suo giornale, ma del Messaggero, che predisponendo l'opinione pubblica verso l'autonomia differenziata dice: Calderoli fa rispuntare il residuo fiscale nella sua bozza. Io ho parlato di compartecipazione a un gettito erariale, per cui se una regione prende una funzione avrà un 1, lo dico indicativamente, per cento dell'IRPE piuttosto che di un tributo, perché deve sostenere le maggiori spese rispetto a quella funzione che va a acquisire. Ovviamente qualcuno, anzi due, perché li hanno scritti in due quell'articolo, dicono è il residuo fiscale, cioè la differenza fra quello che era realmente una regione getta e quello che riceve da parte dello Stato, cosa che non c'è mai stata all'interno di nessuna delle mie varie proposte. Questo però dà il conto rispetto al confronto che io ho dovuto svolgere ieri con l'opposizione rispetto a materie che mi vedono essere contestate come oggetto o meno di trasferimento. Quelle materie, che sono 23, non le ha descritte e scritte il senatore Calderoli o il centrodestra. Le ha scritte il PD e la sinistra, punto, piaccia o non piaccia, per cui oggi qualcuno può dire non mi piace, mi spiace, non solo le avete votate, io no, siamo andati a referendum, io ho votato no, oggi quello è la prescrizione costituzionale e mi spiace ancora una volta aver trovato in commissione quella supponenza morale della sinistra che tutte le volte devono farti la lezione rispetto a qualcosa. Io non lo accetto più. Allora, ministro, hanno fatto degli errori, oggi li riconoscono e devono pagarne anche pegno. Ministro, restiamo sul tema, perché a questo proposito Alessio D'Amato, candidato del PD alla presidenza della Regione Lazio, ha detto che la sua autonomia sarebbe un colpo mortale per la capitale e per il Lazio. Credo che lei gli debba una risposta. Guardi, io le rispondo direttamente perché entro nel merito anche delle mie competenze, che non fa onore alla Regione Lazio, perché io mi onoro di aver affrontato, ne parlavo prima con Balboni, del conflitto di competenze fra Stato e Regioni e di essere arrivato a 54 non imputative, impugnative di leggi regionali. L'interlocuzione con Lazio, perché io vado dalla Regione e dico o ti chiarisci o le correggi o siamo costretti a impugnare. Sa qual è stata la risposta? Noi andiamo al rinnovo, ci penserà qualcun altro e quindi impugnato pure. Per cui non credo sia il massimo segno di coerenza e di responsabilità. Però di farmi fare, e lo dico chiaro e tondo, la lezioncina dei maestrini della sinistra, che si dimenticano quando parlano di Costituzione di quello che sta accadendo a Bruxelles,
che quando qualcuno di noi è stato imputato rientrava nella responsabilità del partito, loro invece oggi sono parte lesa, col cavolo sono parte lesa, li hanno candidati, li hanno eletti e oggi ne rispondono. A me di vedere persone che addirittura interloquiscono, interrompono il Presidente del Consiglio per il semplice fatto che gli sia stato dato del tu, come è da sempre usanza all'interno delle aule parlamentari, gli dico: gli stivali sporchi te li togli, perché sporchi l'istituzione e non lo stai sporcando tu, ma anche qualche parente che non è che abbia rigato così dritto. Grazie Ministro. Grazie Ministro. Presidente Pera.